benvenuti ad un nuovo appuntamento con Novas e Regionamentus. Abbiamo trattato il tema della continuità territoriale nel corso della prima puntata di Novas, ma i fatti accaduti in questi giorni ci obbligano a tornare sull'argomento. Le cronache giornalistiche raccontano di disagi e di servizi a catena in tutti gli aeroporti sardi dovuti all'impreparazione delle compagnie aeree a gestire la ritirata di Alitalia dalle rotte in arrivo e in partenza per la Sardegna. Ma chi dovrà salvaguardare il mantenimento degli standard di servizio? I passeggeri assistono indifesi al più classico degli scaricabarile in salsa italiana. La regione, per bocca del presidente Soru, lancia l'ennesimo salvagente all'Alitalia, proponendo una rotta a Cagliari-New York, trisettimanale alquanto discutibile in termini economici, mentre l'ENAC e l'Alitalia stessa osservano un rigoroso silenzio stampa. Intanto gli aerei non bastano a soddisfare le richieste dei sardi e si scopre che le compagnie Aeroan e Meridiana non hanno mezzi di proprietà sufficienti a garantire il regolare servizio richiesto dalle regole del bando sulla continuità. La Sardegna è diventata irraggiungibile dal continente italiano, quasi distasse centinaia di migliaia di chilometri. Al giorno d'oggi è più semplice raggiungere l'isola di Pasqua che volare per 45 minuti verso Roma. Facciamo ora un passo indietro e cerchiamo di capire, fra regole scritte e non scritte, ENAC, ricorsi, TAR e consigli di Stato, cosa è accaduto affinché si potesse arrivare a questa situazione. Come detto, dopo che il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Aeroan, Alitalia non può più operare sulle rotte da e per la Sardegna con l'Italia. Questa sacrosanta decisione pone però i 108 dipendenti dell'ex compagnia di bandiera italiana in una situazione abbastanza critica che prefigura la perdita del posto di lavoro perché chi ha redatto il bando sulla continuità territoriale ha dimenticato di includere la clausola che potesse salvaguardare il posto di lavoro agli occupati. I lavoratori, dopo uno sciopero che ha paralizzato l'aeroporto di Cagliari per una giornata intera, hanno avuto l'assicurazione politica, sindacale e della dirigenza all'Italia sulla sicurezza del mantenimento del lavoro. Ma oggi, 1. I dipendenti all'Italia sono costretti a ferie forzate o a missioni in altro scalo, chissà dove, o una sorta di cassa integrazione. Forse era questa la soluzione proposta come risolutiva da Soru e dai sindacati? 2. I passeggeri hanno scoperto che in aereo non si può viaggiare in piedi come in tram. Una decina di malcapitati sul volo Fiumicino-Elmas sono stati costretti a scendere dall'aereo perché in esubero rispetto ai posti disponibili. Oltre alle riflessioni riguardanti i sistemi di sicurezza e informatici delle compagnie, ci assale un dubbio tremendo. Ma Brucia, sapeva che non si può viaggiare in piedi su un aereo? 3. Intanto Erdogan ribadisce che non ha nessuna intenzione di accollarsi migliaia di passeggeri che hanno prenotato e pagato un biglietto per questo fine settimana con Alitalia. Si leva un grido d'aiuto rivolto a Meridiana che risponde che non ha i mezzi a sufficienza. 4. Le città come Alghero, che aspettano questi fine settimana lunghi per rodare, qualora ce ne fosse bisogno, il proprio sistema ricettivo, vedono ridursi i turisti perché i posti aerei messi a disposizione sono abbondantemente inferiori alla richiesta. Qualcuno si starà chiedendo perché è stata vietata la rotta Ciampino-Alghero di Ryanair? Come fai? Sembra di sentire l'eco del tormentone coniato inconsapevolmente da Salvatore Zedda di Ortacesus, che in balia di una burocrazia incomprensibile chiede disperatamente aiuto e si affida ad un'insensibile segreteria telefonica. Non possiamo rimanere impassibili a queste assurde politiche in materia di trasporti. Ribadiamo con forza che una soluzione c'è, una soluzione definitiva e sicura. Ed è per questo che ci preme ricordare, leggendo la definizione da un vocabolario di italiano, che la parola soluzione ha un significato. Con riferimento a un calcolo, a un problema, a una situazione di crisi e simili, l'atto è il modo del risolverli. Le soluzioni che ci hanno proposto finora risolvono definitivamente il problema o semplicemente lo posticipano? La Sardegna deve dotarsi al più presto di una flotta aerea che possa gestire e garantire realmente il traffico di passeggeri da e per i nostri aeroporti, senza dover assistere a ricatti di questo genere che ci portano ad una condizione di isolazionismo totale. Grazie per l'attenzione, arrivederci.